Buon pomeriggio e benvenuti all'incontro Cantiere il vaccino della cultura. Veri e falsi movimenti. Ricominciare dopo la crisi, con Rocco Ronchi. Kafka ha raccontato quanto sia difficile, persino per il messaggero dell'imperatore, mettersi in cammino e raggiungere la meta. Su ogni nostra azione grava il rischio della paralisi, lo spettro del circolo vizioso. Come distinguere vero e falso movimento, vera e falsa metamorfosi? Come reinventare la vita quotidiana dopo la pandemia? Come evitare la trappola della semplice ricostruzione e dar vita al nuovo? Rocco Ronchi, ordinario di filosofia teoretica presso l'Università degli Studi dell'Aquila, tiene corsi e seminari in varie università italiane e straniere. Insegna filosofia presso l'IRPA, dirige la collana Filosofia al Presente della Texus Edizioni dell'Aquila e la collana Canone Minore per la casa editrice Mimesis di Milano. Organizza e coordina la scuola di filosofia teorica Praxis di Forlì. Vi auguriamo buon ascolto. Grazie, grazie, grazie. Sono molto contento di essere anche quest'anno qui a CUM. È un luogo per me così pieno di amici tra l'altro, quindi il piacere di esserci è ancora maggiore. Eh, detto questo, io entro subito nel merito del mio intervento. Il mio intervento ha come tema il nesso libertà e verità. E, però vorrebbe essere anche: pur nel suo taglio inevitabilmente filosofico, perché questo è il mio mestiere, vorrebbe essere anche un tentativo di comprendere la nostra attualità, comprendere il nostro presente. E. Quindi quel sottotitolo, ricominciare dopo la crisi, insomma, è un po' il filo conduttore no? di quello che sarà il mio intervento. Il taglio è filosofico, ma la filosofia io penso sia ciò che Hegel in un passo afferma, no? in un passo molto famoso, molto citato, no? quando definisce la filosofia la comprensione del proprio tempo in pensieri. No? che cos'è la filosofia, comprendere il proprio tempo in pensieri. Più recentemente un altro filosofo assai noto, Michel Foucault, ha parlato, come dire, della filosofia come di un'ontologia dell'attualità. Ecco, questo credo sia una delle responsabilità del filosofo, quindi non evadere il proprio tempo e il problema che il proprio tempo pone, ma affrontarlo. Certo, se si dice apprendere il proprio tempo in pensieri si rischia di, come dire, di eh, confinare la filosofia in una sorta di riflessione sull'attualità in, in senso stretto, cosa che non potrebbe certamente essere senza danno per la filosofia stessa. Eh, comprendere il proprio tempo in pensieri già per Hegel aveva un senso ben preciso, voleva dire comprendere il proprio, il proprio tempo alla luce dell'Eterno provare a pensare le radici metafisiche del proprio tempo e dei problemi che il nostro, ci solleva, il nostro tempo solleva. In questo senso la filosofia non è giornalismo, evidentemente, che ha la sua dignità, ma che ha tutto un altro, come dire, ambito di, 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 di applicazione. Proprio perché nella filosofia c'è la pretesa di risalire alle radici metafisiche del nostro presente e alle radici metafisiche, in questo caso, della crisi che attanagli il nostro presente. In questa coppia libertà e verità su cui vorrei ragionare, io vorrei in qualche modo provare a ragionare insieme a voi proprio sulla, sulla crisi che viviamo, no? post-Covid, eccetera, sulla crisi che viviamo e articolare questa crisi in termini concettuali provare ad articolare il senso di questa crisi in termini, in termini concettuali. Dicevo libertà verità, libertà verità. Bene, io credo che ci siano due figure sostanzialmente, no? due figure eh, che sono tra di loro in conflitto. Noi oggi viviamo il conflitto tra queste due figure del pensiero, potremmo dire. Poi chiaramente magari le banalizziamo e, e le riduciamo ad aneddoto, però in realtà la nostra crisi è attraversata oggi dal conflitto che sussiste tra due modi di intendere il rapporto libertà e verità. Questa è la cosa che io azzardo con voi. E, e quali sono questi due modi di intendere il rapporto tra libertà e verità? Da un lato direi c'è l'idea di una libertà radicale, di una libertà radicale che è sostanzialmente una libertà dalla stessa verità, una libertà cioè che è più grande della verità, una libertà che, come dire, si vorrebbe emancipare anche dalla verità stessa e chiaramente le nostre orecchie vanno subito a, a come dire, sentiamo subito risuonare nella nostra mente le, le infinite polemiche che ci sono state no? contro contro la dittatura sanitaria, eccetera, eccetera. E questa libertà io la chiamerei una libertà profondamente esistenziale, no? una libertà che afferma il primato dell'esistenza sull'essenza, no? il, il primato della libertà su una verità che potrebbe in qualche modo essere considerata come un limite di questa libertà stessa. E la dimensione, un filosofo direbbe la dimensione modale di questa libertà, poi mi spiegherò su questo punto, la dimensione modale di questa libertà è la dimensione della possibilità, questa libertà che, come dire, investe la verità e che vorrebbe emanciparsi dalle catene della verità, esalta la dimensione del puro possibile, no? la dimensione di una libertà che non, in un certo senso, è sfrenata, cioè di una libertà che ha nel, quasi nel capriccio del volere individuale, No? libero da ogni condizionamento il proprio fondamento. Eh, rispetto a questa immagine no? del rapporto libertà e verità, su cui tornerò ovviamente, eh, c'è un'altra un possibilità, no? c'è un'altra un idea no? del rapporto libertà-verità. Non una libertà dalla verità, ma proporrei invece il eh, passaggio Giovanneo, no? il passaggio Giovanneo 892, no? in cui eh, si dice che la verità libera. In questo caso non abbiamo una libertà che si emancipa dal vero, ma abbiamo una verità che produce un effetto di libertà. Una verità che libera è una verità che, che Veritas vos liberat, no? Una libertà che libera e bisogna chiedersi da che cosa e rispetto a che? Da che cosa e rispetto a che? Questa è la seconda ipotesi. In questo, caso, in questo caso potremmo dire che è la libertà essere subordinata alla verità. In questo caso dobbiamo dire che la verità ci libera da qualche cosa per qualcos'altro. Ecco, la tesi che io vorrei avanzare è che questa verità, che è la verità propriamente filosofica, è la verità di cui il filosofo è, come dire, il funzionario, potremmo dire, il funzionario. Questa verità che libera, questa verità di cui il filosofo e il funzionario, libera da che cosa? Beh, libera innanzitutto, permettetemi il gioco di parole su cui vorrei fare chiarezza nel corso della mia, del mio intervento: libera soprattutto da una falsa idea di libertà, libera da una libertà eh, intesa nella dimensione appunto del puro possibile, del puro capriccio, del libero volere, in un certo senso ci libera da ciò che. La tradizione consegna sotto il titolo del libero arbitrio. E per che cosa ci libera? E in vista di che ci libera? Ci libera perché liberandoci da una falsa immagine della libertà ci assegna un destino. La verità che libera, libera perché assegna un destino. Un destino che non è una necessità. Un destino che ha più il tratto della fatalità, la verità che libera ci consegna alla fatalità dell'esistere, alla fatalità dell'esistere e in questo consegnarci alla fatalità dell'esistere produce in qualche modo una eh, speranza, produce in qualche modo un'apertura una, un possibile. Ecco, queste due immagini insomma io vorrei mettere a confronto, da un lato una libertà che libera dal vero, e dall'altra parte una verità che libera liberandoci da un'illusione di libertà e riconsegnandosi a un destino eh, questo è, è diciamo, l'orizzonte nel quale io mi vuoi rimuovere chiaramente si tratta di un orizzonte eh, metafisico, di un orizzonte che, che come dire eh, per poter essere esplicitato nell'infinità nei suoi percorsi richiederebbe molta, molta attenzione e quindi anche molto tempo che qui non abbiamo. Allora per introdurre il problema, per introdurre il problema e per introdurlo attraverso eh, un'immagine o una serie di immagini che siano, eh, a mio parere, sono straordinariamente calzanti. Io <coughs> ho, scelto, ho scelto due brevissimi, brevissimi eh, racconti, chiamiamoli racconti, eh, apologhi, eh, parabole, midrash di Kafka. Che in qualche modo espongono il problema espongono il problema e potremmo dire sulla, per me funzionano un po' come apprendimento del nostro tempo e della crisi che il nostro tempo attraversa, anche se sono stati scritti ovviamente più di cent'anni fa, eh, rappresentano il modo in cui il nostro tempo e la crisi del nostro tempo che ho cercato di sintetizzare con, quella, come dire, con quel dualismo no? tra, tra libertà tra libertà dalla verità e verità che libera, è il modo in cui il nostro tempo può essere appreso in immagini. Ecco, li assumerei quasi come esergo del, del mio intervento e in qualche modo mi limiterò a, 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 a parlare, a commentare questi due brevissimi racconti di Kafka. Ho eh, la fortuna di avere... Qui con noi Laura De Carlo di Accademia 56, che è stata così gentile da prestarsi per leggere questi due eh, brevissimi. Ripeto, già, già identificarli, con una, già classificarli è difficile: racconti, apologhi, parabole di Kafka. Lascio la parola a lei e la ringrazio per la sua adesione. Grazie. Il prossimo villaggio. 1916-1917. Mio nonno soleva dire, la vita è straordinariamente corta. Ora nel ricordo mi si contrae a tal punto che per esempio non riesco quasi a comprendere come un giovane possa decidersi ad andare a cavallo sino al prossimo villaggio senza temere Prescindendo da una disgrazia, che perfino lo spazio di tempo in cui si svolge felicemente e comunemente una vita possa bastare anche lontanamente a una simile cavalcata. Un messaggio dell'imperatore, 1917 L'imperatore, così si racconta, ha inviato a te, a un singolo, a un misero suddito, minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze dal sole imperiale, proprio a te, l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero al letto, sussurrandogli il messaggio all'orecchio e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio. Con un cenno del capo ha confermato l'esaltezza di quel che gli veniva detto, ed innanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, tutte le pareti che lo impediscono vengono abbattute, e sugli scaloni che si levano alti ed ampi sono disposti in cerchio i grandi del Regno. Dinanzi a tutti loro ha congedato il Messaggero. Questi si è messo subito in moto. È un uomo robusto, instancabile. Manovrando or con l'uno, or con l'altro braccio, si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenna al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro. Ma la folla è così enorme e le sue dimore... Non hanno fine. Se avesse via libera, all'aperto, come volerebbe, e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma invece, come si stanca inutilmente, ancora cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno. Non riuscirà mai a superarle. E anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale e anche se gli riuscisse non si sarebbe a nulla. C'è ancora da attraversare tutti i cortili e dietro a loro il secondo palazzo e così via per millenni. E anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta, ma questo mai e poi mai potrà avvenire. C'è tutta la città imperiale davanti a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì, e tanto meno col messaggio di un morto. Ma tu stai alla finestra e ne sogni quando giunge la sera, grazie. 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 Beh Non credo che sia retorica dire che dopo aver ascoltato queste parole così meravigliosamente lette eh, sia proprio difficile no? continuare, continuare a parlare nella misura in cui sembra che tutto sia detto, anche se credo nessuno abbia, io per primo naturalmente, nessuno abbia veramente capito che cosa sia detto. Questa è una delle caratteristiche, io credo, della, della prosa kafkiana. No? Eh, da un certo punto di vista, la prosa kafkiana si presenta con questo tratto: no? è una parabola, diremmo cristianamente, un midrash, diremmo ebraicamente, sembra far parte dell'Haggadah, no? del Talmud, eh, sembra presentare dunque una verità sotto forma di allegoria. Però la sensazione è che tutti i lettori di Kafka, almeno io, ma credo in questo di condividere una sensazione comune. Tutti i lettori di Kafka hanno, quando leggono, un, quando ascoltano in questo caso, un passo come questo, è che sì, ci sia la forma della parabola, ci sia la forma, se volete, anche dell'allegoria, ci sia la forma del Midrash, ma il contenuto qual è? Di che cosa ci sta parlando? Qual è il tema? Eh, certamente. Eh, Voglio dire, si possono fare delle ipotesi e buon parte, buona parte dell'esegesi kafkiana è consistita nel provare a interpretarle in questo modo. No? Il, il Martin Buber, che era un grande, un grande ammiratore di Kafka, eccetera, il suo amico, amico di Kafka, Mas Brod provavano appunto a ricondurre tutto questo all'interno della dimensione dell'ebraismo, in particolar modo dell'ebraismo orientale. Tutto questo è del tutto legittimo, eh, però rimane sempre questa idea insomma, di, una, di una parabola, senza tema, no? di una parabola di cui è difficile identificare il tema. Il tema a grandi linee, no? quello che eh, mi verrebbe da azzardare: certo, eh, tutte queste non solo questi due, due, due racconti di Kafka, ma l'intera opera, secondo me, di Kafka eh, sembra vertere sempre su questa questione di un movimento falso, no? Di un movimento no? dal, dal, dal al prossimo villaggio, il, il messaggio che deve arrivare all'ultimo dei sudditi, quello che si trova più lontano possibile dal, dal sole dell'imperatore. C'è cioè un movimento impedito, no? un, movimento, un movimento che non raggiunge il suo termine, il suo telos. Ecco, credo che. Questi due brevissimi racconti di Kafka, ma ne avremmo potuti citare degli altri, e sarebbe stata magari una bella occasione di lettura condivisa e collettiva di Kafka, certamente più godibile di quello che io posso dire di lui. Eh, avremmo potuto citare, ad esempio, Il celeberrimo davanti alla legge, no? Il celeberrimo davanti alla legge, eh, oppure eh, il meno noto ma altrettanto intenso Cacciatore Gracco, no? Dove, dove il protagonista è addirittura vaga su una barca, no? vaga su una barca da villaggio in villaggio perché non può morire, perché non può, come dire, varcare l'ultima soglia della propria esistenza no? e si trova in questa condizione assolutamente perturbante e inquietante di né vivo e di né morto, di nuovo un falso movimento, come vedete. Di nuovo un movimento qui che, che riguarda in questo caso la vita stessa, l'esistenza, no? che, che non può giungere al suo termine, come forse non può nemmeno iniziare. Ebbene, sarebbero stati diversi i, ehm, i testi che avremmo potuto citare, eh, difficilmente ci sarebbe stato possibile farne come dire, una decifrazione, un'ermeneutica precisa, di sicuro però io credo, dalla lettura anche solo di questi due testi, si può in qualche modo nucleare quello che io vorrei chiamare il dispositivo Kafka. Cioè c'è un dispositivo, che è qualcosa di più di un modulo narrativo, che agisce immancabilmente in quasi tutto Kafka, se non in tutto Kafka. Fin dalle, proprio dalle primi esercizi letterari eh, ai romanzi incompiuti, ma c'è un dispositivo Kafka. In che cosa consiste questo dispositivo Kafka? Eh, nel modo in cui funzionano questi racconti. Nel, nel modo in cui funzionano, e il modo in cui funzionano presenta sempre questo tratto, no? quel tratto che io ho chiamato falso movimento. No? Sono dei falsi movimenti. Se, se dovessi alla lavagna eh, eh, provare a descrivere il dispositivo, a illustrare con un'immagine il dispositivo Kafka, eh, beh, io traccerei molto semplicemente una linea. Tracerei semplicemente una semiretta, no? eh, la semiretta che divide, che divide il villaggio dal villaggio prossimo rispetto al quale nemmeno un'intera vita è sufficiente per poterlo raggiungere nemmeno il cavallo più, più veloce, no? così come questa linea potrebbe rappresentare in modo adeguato la distanza infinita che separa la città imperiale, l'imperatore, il sole, Dio dal più umile dei sudditi. Ecco, c'è una linea, c'è una linea. Quindi c'è una continuità, eh? c'è una continuità tra questi due estremi, perché una linea è continua, è una grandezza continua, non è certo una composizione di punti. La linea è una grandezza continua, ed è la linea che divide, ma non divide, mette anche in comunicazione, i due termini, che per... Comodità e per rispettare anche quella che è la vocazione, in qualche modo teologica, di tutta l'opera di, di Kafka, potremmo chiamare Dio e, e, e la creatura. Questa linea rappresenta appunto una continuità, e al tempo stesso, però, è come se ponesse in essere un, uno spazio impercorribile. Cioè, il tema, la continuità dovrebbe in qualche modo essere il principio stesso che garantisce no? la percorribilità di uno spazio. Ma al tempo stesso, la continuità è anche la causa del fatto che, come dicevano gli scolastici, questo infinito per transire in equità non è possibile attraversarlo. La, la, in Kafka. Il classico rapporto del problema uomo-dio è, è molto diverso da come noi normalmente lo troviamo impostato alla luce delle nostre conoscenze di carattere teologico e filosofico. Cioè la trascendenza di Dio, la cosiddetta trascendenza di Dio, non è una trascendenza verticale. Noi ci immaginiamo che il problema della comunicazione tra uomo e Dio sia dovuto al fatto che Dio è lassù e noi siamo qua giù. Ragioniamo in maniera quasi automatica, applicando un dualismo di tipo platonico. No? Per cui c'è veramente un casma, un abisso che ci separa, che separa il finito no? dal creatore, dall'infinito. Perché proiettiamo questa cosa in senso verticale. E proiettandoli in senso verticale è come dire, sperimentiamo un dualismo di principi, una differenza di natura tra ciò che è contingente e ciò che è necessario. E quindi ci, eh, come dire, siamo molto inclini a ragionare in termini di teologia apofatica, di teologia della negazione, no? perché, proprio perché sperimentiamo questa, questo casma, questa distanza che separa. Eh, nel caso di Kafka non è così. Gli spazi sono orizzontali, è tutto orizzontale. Del resto lui sceglie la Cina no? come, come modello, no? come modello geografico per la sua riflessione teologica. No? E, e qui la Cina vuol dire in qualche modo un, un enorme spazio orizzontale caratterizzato dalla continuità. Ma la continuità, la continuità per Kafka è il labirinto. Per Kafka, il continuo è il labirinto. E questo è vero, guardate, dal punto di vista proprio anche di un'analisi assolutamente elementare del problema del continuo, come può essere fatto in matematica, come può essere fatto in logica, come è stato fatto dalla, dalla metafisica. Perché il continuo è un labirinto? Definizione del continuo di Aristotele, che è, è il continuo: è ciò che è divisibile all'infinito. Ecco che cos'è il continuo. Ancora Aristotele è, un, è divisibile, indivisibili, che sono a loro volta infinitamente divisibili. Il continuo è questa divisibilità illimitata, caratterizzato non da punti ma da limiti. Il continuo non è fatto di punti. I punti hanno una sostanza, no? i punti hanno in qualche modo una loro de determinatezza. Il continuo è fatto di limiti. Se voi in uno spazio continuo tracciate un limite, cioè semplicemente in una retta segnate un punto e poi vi andate a chiedere dove sta quel punto, subito si cade in una marea di paradossi perché quel punto non sta da nessuna parte. Non è un punto, non è qualcosa. Aristotele ce l'ha ben chiaro, dice quel punto è semplicemente un limite. Il limite, poniamo che la retta sia AB, no? tracciamo un punto C in mezzo alla retta AB. Bene, quel punto C dov'è? Quel punto C è il termine di AC, il principio di CB, ma come tale, come C, non è né in AC né in CB. È ciò che ha la natura del limite si pone immediatamente in una dimensione fantasmatica, cioè i limiti come le famose soglie, sono qualcosa che non si lascia empiricamente collocare, perché la loro natura è di essere delle pure differenze in atto, no? cioè articolano uno spazio determinando una destra e una sinistra, un alto da un basso, un sopra da un sotto, un primo un dopo, ma come tali non sono né prima né dopo. Era riflettendo su queste cose che Platone nel Parmenide poneva il problema del movimento, il problema del cambiamento. E diceva, certo, le cose cambiano, è evidente, uno, io sono seduto, mi alzo, ok? E quindi da, 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 da X sono diventato X con la qualità Y, d'accordo? Prima ero seduto e adesso sono in piedi. E la domanda che faceva Platone in Parmede del 156D, credo, eh, che è un dialogo di Platone tra i più ricchi, i più belli, era se cambia, perché cambia? Quando cambia? Quando cambia? OTAN, quando cambia? Anzi, dice potun metaballe, quando è che c'è metabole? Perché evidentemente il punto del cambiamento, è, essendo un puro limite, non appartiene allo spazio del continuo. È qualcosa che è fuori dallo spazio del continuo e non è riducibile a nessun elemento di quelli che sono empiricamente dati. La, la linea sulla lavagna, che se io avessi una lavagna e ne dividessi una metà in rosso e una metà in nero, era un esempio famoso che faceva Peirce, eh, e mi chiedessi di che colore è la soglia che divide il rosso dal nero, anche col più straordinario eh, strumento di precisione non potrei identificare il colore. Capite, non potrei precisare quella soglia, perché quella soglia o è rossa o è nera è neutra rispetto, rispetto al nero e al rosso. Ebbene, il continuo è fatto così. Quindi uno spazio continuo che è fatto di limiti è uno spazio labirintico perché non può essere attraversato. E di qui i famosi paradossi di Zenone che credo, insomma, non c'è bisogno di essere eh, filosofi per conoscerli in modo... In modo, in modo preciso i famosi paradossi di Zenone, cosa diceva Zenone? Zenone diceva che se io prendo Achille, eh, che è il piede veloce, e eh, gli chiedo di, di, di superare la tartaruga e do un piccolo vantaggio alla tartaruga che precede Achille, ebbene, ebbene, Achille non riuscirà mai a superare la tartaruga. Perché Achille non potrà mai raggiungere la tartaruga? Perché dovrebbe occupare tutti gli spazi che la separano dalla tartaruga. E questo è logicamente impossibile, proprio perché il continuo è infinitamente divisibile. Ed essendo infinitamente divisibile, non è percorribile. Ecco, quando noi pensiamo alla, alla, alla distanza che separa l'umano dal divino, ad esempio, nel, in Kafka, intendiamo questi... questi eh, racconti che abbiamo appena ascoltato in questa chiave, beh, dobbiamo immaginare che questa sia la distanza che separa l'umano dal divino: la distanza di uno spazio infinitamente divisibile e dunque, e dunque non percorribile, cioè non enumerabile, non esauribile, che non può mai essere dato. Quindi, nessuna cavalcata ci permetterà di raggiungere il prossimo villaggio, nonostante sia il prossimo villaggio il villaggio più vicino a quello dal quale siamo partiti. Quindi eh, questi, questi eh, racconti di Kafka ci mettono di fronte appunto a questa ipotesi, no? a quell'ipotesi che io ho voluto chiamare del falso movimento, cioè di un movimento che come tutti i movimenti vorrebbe, si definisce a partire dal termine, dovrebbe avere un inizio e una fine, dovrebbe avere un ergon, un'opera nel quale si compie. Andare al prossimo villaggio e eh, l'imperatore manda il suo ambasciatore più, 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 più attento a portare, a portare al suddito la notizia del senso, sostanzialmente, e, e non ci riesce. Non lo può fare perché, se anche uscisse dalla, 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 dalla prima sala, ce ne sarebbero infinite altre, e anche se, cosa che non potrebbe mai succedere, uscisse, uscisse dalla. Dalla, 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 dal palazzo, ebbene lo spazio resterebbe per definizione impercorribile. E li chiamo falsi movimenti perché sono movimenti senza termine, senza telos. Sono movimenti che paradossalmente, non avendo un termine, come diventano? E qui credo che questo, come dire, ci riporti un po' veramente a una comprensione, ripeto, d'ordine metafisico anche della nostra situazione. Essendo senza termine, sono senza senso. Perché se io tolgo il termine a un movimento, il movimento perde il suo senso. E, e non solo, ma il movimento perde la sua natura di movimento per diventare quello che, non so, un greco avrebbe chiamato una stasis: cioè una situazione, come dire, di, eh, di, pura, di puro transito senza una meta nel quale arrivare, e in un certo senso senza nemmeno un inizio. Perché... Capite il paradosso di questo movimento falso? E anche non è soltanto il fatto che non c'è un termine al movimento. Cioè io non posso arrivare al prossimo villaggio. Logicamente non ci posso arrivare. Non po Achille non può superare la tartaruga. La distanza tra l'uomo e Dio, nonostante la continuità, è impercorribile. Ma non soltanto viene privato il termine, ma se ci pensate, il problema può essere spostato all'inizio. Cioè, questi movimenti non solo non hanno termine, ma sono movimenti di cui non si può immaginare nemmeno l'inizio. Ecco l'altro paradosso che è del tutto, come dire, del tutto coerente col precedente, no? Il paradosso dell'inizio. Come si fa a iniziare qualche cosa? Come si fa a compiere il primo passo? L'ambasciatore deve compiere il primo passo per eh, staccarsi dall'imperatore e, e andare dal, 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 dal suddito. il... il il giovane deve comp far compiere il primo passo al cavallo per, 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 andare, per raggiungere il villaggio. Ma come si può compiere il primo passo? E, e capite, sembra, sembra una domanda assurda, però su questo i filosofi giustamente hanno ragionato, perché i filosofi assumono il logos, la logica, come filo conduttore nella loro comprensione dell'ente. Compiere il primo passo richiederebbe che si compisse la prima parte del primo passo. Per iniziare qualcosa bisogna iniziare a iniziare. E per iniziare a iniziare bisogna iniziare a iniziare a iniziare. Anche, anche la prima parte del primo passo deve essere, deve essere, deve essere in qualche modo iniziata. E in questo universo qui, in un universo caratterizzato dalla continuità, non soltanto la fine, non soltanto la fine è... è inaccessibile, la meta, ma anche l'inizio. Non si inizia nulla, non si finisce nulla. Eh, chi, chi ha dovuto nella sua vita misurarsi, non so, con le tesi di laurea, col dovere a scrivere qualche cosa, credo che abbia provato il il, la paralisi della pagina bianca, no? Devo cominciare a fare una cosa. E che tipo di paralisi è quella della pagina bianca se non la sensazione appunto di eh, non poter cominciare perché in qualche modo il cominciamento è impossibile. In realtà tutti ci accorgiamo che se abbiamo fatto qualcosa è perché l'avevamo già cominciata senza rendercene conto, era già alle nostre spalle l'inizio, ma iniziare e finire sono qualcosa che da un punto di vista logico non ci sta, non funziona. Ecco perché citavo... Eh, l'altro la, racconto di Kafka, quello del cacciatore Gracco, no? eh, che racconta dell'impossibilità di morire, cosa che appunto suona immediatamente, eh, dice ma come noi siamo mortali se c'è una cosa assolutamente reale, è la morte, ahimè, eccetera. Ma cosa vuol dire impossibilità di morire? Che io non posso morire, cioè non posso, e guardate, devo per forza parlare alla prima persona. Eh? Io non posso morire, cioè io non posso assumere la morte come un mio predicato. Perché, perché se assumo la, assumere la morte come un mio predicato vuol dire fare sparire il soggetto che regge quel predicato. Cioè la morte è veramente come l'inizio, qualcosa che accade senza che ci sia un soggetto al quale accade. Chi ha conosce quel meraviglioso racconto di Tolstoi sulla morte di Ivan Ilyich sa bene che è... È di quello che Tolstoi parla e racconta. Allora, questo è il dispositivo Kafka. Qual è l'effetto Kafka, se questo è il dispositivo? L'effetto Kafka, da un lato, è un effetto perturbante, evidentemente, perché è un effetto, o un effetto depressivo. Perché è un effetto perturbante? Perché è come se dicesse che noi siamo nel limbo di una sorta di potenza che resta sempre sospesa. Che non si attualizza mai, che non è mai realizzata, quindi insensata. Niente può effettivamente cominciare, niente può effettivamente finire, in questo genere di infinito che è quello del continuo. Niente, in un certo senso, se ci si pensa, può. Se la potenza vuol dire realizzazione di qualche cosa. E tutti gli sghembi eroi di Kafka, che sono veramente eroi sghembi, eh? Tutti gli sghembi eroi di Kafka sono i campioni di questa impotenza. Eh, quale che sia la loro impresa, il castello, l'agrimensore, quale che sia la loro impresa, eh, il racconto kafkiano registra sistematicamente il loro fallimento. Eh, non raggiungono mai la meta e dovranno sempre arrestarsi impotente davanti alla porta della legge che era aperta solo per loro ma non la potranno mai varcare. Al limite non potranno nemmeno morire. Ecco, l'impotenza, nel senso della sospensione eterna dell'atto, è la loro condizione inevitabile. Cioè, sono, se ci pensate, eroi di, di, di un possibile puro, cioè di un possibile che, che non si realizza mai. Questo è l'effetto perturbante di Kafka. Però, Kafka. Sapete, è una cosa che è molto curiosa, no? Che, che si racconta, Max Brod racconta che quando Kafka leggeva le pagine del processo eh, ai suoi amici, privatamente, si sganasciava dalle risate. Cioè, eh, Kafka aveva, come dire, Kafka rideva. Rideva. Cioè questa, questa storia che stiamo, sembrerebbe, come dire, tutta nel registro dell'inquietante, per Kafka era... Oggetto era una questione comica, comica. Kafka ride. Allora, eh, c'è un effetto perturbante, l'abbiamo appena visto, la paralisi, ma c'è anche un effetto comico. E qui Kafka diventa, secondo me, un possibile maestro per ricominciare dopo la crisi. Eh, e in che cosa consiste questa Di che cosa ride Kafka? Beh, è evidente. Eh, guardate, eh, Kafka ride... Di quella che potrei chiamare la pretesa del soggetto di essere titolare della propria potenza, della pretesa del soggetto di porsi a sovrano responsabile delle proprie azioni, della pretesa dell'io, se volete, di essere padrone in casa propria, della pretesa dell'uomo di potersi considerare in qualche modo a differenza degli altri enti naturali, libero, della pretesa che ha l'uomo di porsi come volontà libera come volontà che risponde soltanto a se stessa, della pretesa dell'uomo di porsi come un eroe del possibile. L'antropologia filosofica novecentesca ha, ha, come dire, come dato... Come, come tema, tema comune proprio a quest'idea, no? che la definizione dell'uomo sia la possibilità: l'uomo è l'essere del possibile, eh, è progetto gettato, diceva Heidegger, è, è gettato in una situazione, ma in questa situazione mantiene una trascendenza di principio, la tesi di Sartre. Tutto il pensiero antropologico del Novecento fissava nella libertà del soggetto la. Eh, una libertà situata, a certe condizioni, ma certamente nella libertà fissava l'essenza del soggetto, cioè nel libero volere, quello di cui parlavano i cristiani. Ecco, Kafka, io credo, con questo suo dispositivo, mette alla berlina questa idea del soggetto responsabile, autonomo, maggiorenne, libero, titolare di un potere che può, nella misura in cui può anche non, che può scegliere. Mette alla berlina questa idea del soggetto e mette alla berlina la sua presunzione del, di libertà, mette alla berlina il suo potere e attraverso questa risata che si fa attraverso appunto la descrizione di un falso movimento è propone un'altra immagine del soggetto, un'altra immagine del soggetto che, è, che non è certamente l'immagine di un soggetto che è eh, consegnato al suo, al suo potere, alla sua libertà, alla sua alla disponibilità, no? alla, avere, alla sua capacità di... Sapete tutti quanto sono presenti gli insetti no? nell'opera nell nell di Kafka. No? Diverra Blandung, che è la tradotto con la metamorfosi, che è eh, l'opera più famosa del 15 di, 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 di Kafka, eh, inizia in quel modo che tutti conosciamo, no? eh, dove senza alcuna drammaticità, senza alcuno stupore, senza alcuna come dire, enfasi, come invece ci si sarebbe aspettati data la situazione che sta raccontando, si dice che una bella mattina Gregor Samsa si alza ed è trasformato in un insetto. Questa trasformazione, no? Ferwand, questa, questa trasformazione è presentata con una, sob con una sobrietà, con una secchezza, con una, con una semplicità che certamente è in contrasto con l'enormità. No? Della cosa secondo il senso comune, o diventa una cimice, uno scarafaggio. Sapete, non è, non è ben chiaro è, quale, quale tipo di insetto possa essere, sicuramente qualcosa che assomiglia molto a, a uno scarafaggio, o una cimice, nella misura in cui ha questa corazza no? che lo, 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 gli impedisce i movimenti, eccetera. Ecco, in questa immagine dell'insetto, evidentemente, subito, subito uno potrebbe avvertire, eh, chiaramente, si sceglie l'immagine l'immagine più, 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 più ripugnante, no? perché gli insetti rappresentano esattamente nella scala dell'evoluzione umana l'altra via, no? quella che non, che, non, che non è stata seguita dai vertebrati e, dai, e che è culminata con l'uomo, che sembra culminata con l'uomo come, come essere razionale, eccetera. Ecco, in questa trasformazione, se, se leggiamo la metamorfosi, ci rendiamo conto che viene presentata quasi come se fosse... Come dire, nell'ordine delle cose, quasi come se rientrasse in qualche modo nella, eh, in una sorta di quotidianità, quasi come se fosse la esistenza di Gregor Samsa come eh, rappresentante, assicuratore, lavoratore che deve andare in ufficio, eccetera, ad essere quasi più il frutto di un sogno dell'insetto che si è risvegliato. Ecco, in questa idea kafkiana dell'insetto, balugina, a mio giudizio, in maniera come, come possono fare solo i grandi scrittori, cioè in maniera eh, criptica come immagine, balugina un'altra idea di soggetto, un'altra idea di soggetto che non è il soggetto libero, responsabile, autonomo, che in qualche modo è alla base della... Della, della antropologia filosofica novecentesca e anche del senso comune. E lo dico quasi intendendolo come un'affermazione un positiva. Come un'affermazione positiva, quando invece normalmente si intende mh, questa parabola è stata letta come, come denuncia della reificazione dell'uomo, dell'alienazione, della sua trasformazione, della sua trasformazione in appunto, in puro funzionario della macchina, in puro funzionario dell'esistente, eccetera. Io invece lo provo a sostenere in senso positivo, come se in quell'immagine dell'insetto non ci fosse una eh, Critica, o una ehm, degenerazione di qualcosa che era buono prima. Ma vi sia, come dire, la proposta di un'altra idea di soggettività, proposta paradossale di un'altra idea di soggettività. E di una soggettività che è esattamente antipodale alla soggettività dei moderni. Allora, visto che ho pochi minuti e dovessi, se dovessi dirvi qual è l'idea. Eh, come dire, eh, ultima della soggettività dei moderni, dove trovo, dove trovo la, 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 una perfetta illustrazione di ciò che i moderni intendono per soggetto e della loro idea di libertà. Eh, io la trovo in, una, in uno scritto precedente a, 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 a quello di, 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 di Kafka. Eh, la trovo nell'uomo del sottosuolo di Dostoevsky o nelle memorie del sottosuolo di Dostoevsky. Guardate, le memorie del sottosuolo di Dostoevsky sono il manifesto, il manifesto di quell'atteggiamento che io ho chiamato libertà contro verità, che secondo me caratterizza poi anche intellettualmente, dà una profondità filosofica a tutta una serie di atteggiamenti che attraversano la contemporaneità per dirlo fuori dai denti, insomma, è l'ideologia dei Novax, è l'ideologia che è alla base delle varie posizioni sovraniste che si sono diffuse negli ultimi 10-20 anni, le quali tutti insistono non su un modello totalitario, un modello autoritario, Insistono tutto sul tema della libertà come fondamento, come fondamento incrollabile. E perché dico che l'uomo del sottosuolo, eh, di cui posso dire soltanto due cose prima che mi scada il tempo, l'uomo del sottosuolo è un po' l'emblema dell'immagine dell libertà contro verità. Beh, l'uomo del sottosuolo che cosa rivendica? Rivendica il suo diritto a non essere niente a fondare la sua causa sul nulla, come dirà un altro uomo del sottosuolo, Stirner, nell'unico e la sua proprietà, fondare la mia causa sul nulla. Eh, si presenta con quelle famose parole no? che tutti ricorderete, no? io sono cattivo, sono malato, eh, e poi dice ma non sono nemmeno cattivo e nemmeno malato, perché se fossi cattivo sarei già qualcosa, ed è solo dei coglioni, traduzione non mia, ma la traduzione che si trova, quella fatta da Nori, ed è solo dei coglioni diventare qualcosa, perché diventare qualcosa vuol dire in qualche modo che eh, assumere una forma, assumere una qualità che determina e che determinando costringe, mentre invece l'uomo del sottosuolo rivendica una libertà incondizionata rispetto ad ogni genere. Stirner vent'anni prima aveva detto che questa libertà deve essere portata alle estreme conseguenze, bisogna essere liberi non soltanto nei confronti dei predicati che l'altro ti dà, so io sono maschio, bianco, professore, bene, sono tutti predicati che mi sono dati dall'altro, no? sociali, non solo devo essere libero, la mia singolarità si deve affermare trascendendo questi predicati e quindi deponendoli, deponendoli, ma si deve... Steiner diceva addirittura io mi devo liberare perfino dalla forma uomo, perché anche questo è un genere che mi costringe, mi fa partecipe di una comunità umana che annulla la mia singolarità, ma che cos'è quella singolarità se non il puro arbitrio, se non la definizione dell'uomo come pura volontà, una volontà che, non vu che vuole solo se stessa. Vale a dire, certo, la volontà vuole sempre qualcosa, ma nell'esercizio del volere qualcosa, secondo il bellissimo monologo dell'uomo del sottosuolo, nel volere qualcosa la volontà vuole semplicemente affermare il suo diritto al volere, il suo diritto assoluto a volere. Ecco, questa immagine, capite, della, di, di un soggetto ridotto alla dimensione della pura singolarità, della pura libertà, è un'immagine che ha attraversato tutta la modernità. Io ho citato Stirner, ma, ma insomma, potrei, potrei fare un commento del, del celeberrimo eh, racconto di Melville sullo scrivano, sul, Bartholomew lo scrivano: no? Bartleby, lo scrivano no? e, insomma, dove, dove l'individuazione di Bartholomew passa attraverso la negazione. Negazione di qualsiasi genere, di qualsiasi predicato. E, e qual è l'avversario? Ultimo, reale, di questo tipo umano, che nato nell'Ottocento è secondo me diventato il tipo umano in qualche modo, mh, come dire, si è contagiato epidemicamente, no? Ed è diventato un tipo umano oggi, oggi dominante. Libertà contro verità. Il, il nemico ultimo. Dostoevsky lo dice molto bene: di questo tipo umano, che chiamarlo tipo è già offenderlo perché vorrebbe essere un singolo irriducibile. Il nemico ultimo di questo tipo umano è una cosa molto semplice, 2 più 2 fa 4, lo dice Dostoevsky. 2 più 2 fa 4, eh, se 2 più 2 fa 4, questa è una verità universale e necessaria. Io non posso che riconoscerla se ragiono devo dire che 2 più 2 fa 4. Il nemico, il nemico ultimo di questo tipo umano è una verità indipendente dalla volontà. È una verità che, come la verità della scienza, non dipende dal capriccio individuale. Anzi, la volontà deve, come dire, subordinarsi a questa, a questa verità. Ma non è un caso che, eh, voglio dire, la critica della scienza, l'obiezione alla scienza sia diventata quasi il leitmotiv ideologico che mette insieme, mette insieme, eh, un, tipi umani molto diversi. Eh, il sospetto nei confronti della scienza. Beh, era chiarissimo per Dostoevsky. Per, era, per, per per quel personaggio che Dostoevsky fa parlare era chiarissimo, per lui era chiarissimo che questo tipo umano qui, che fissa la sua essenza nella libertà, nella libertà, nella più radicale delle libertà, dovesse poi entrare in conflitto con la verità, che nel mondo moderno è rappresentato evidentemente dalla verità scientifica, perché la verità scientifica costringe per la sua semplice oggettività, universalità, necessità, non si lascia addomesticare dalla volontà. E l'uomo del sottosuolo dice, sì, io di fronte a questo muro di pietra fatto dal 2 più 2 fa 4, non mi rompo la testa, ma eh, però non mi concilio, non mi piace. E vent'anni prima Stirner, di fronte allo stesso problema, cosa aveva detto? aveva detto che la vera emancipazione del singolo si farà soltanto quando la verità da qualcosa di contrapposto alla libertà diventerà uno strumento della libertà, un'arma della libertà, cioè diventerà qualcosa funzionale all'affermazione della volontà del singolo. Questo è il progetto politico di Stirner, trasformare la verità da qualcosa di universale, oggettivo, necessario, che pesa sulla volontà e che quindi costringe la volontà a sottomettersi, trasformarla, lui dice, in una arma. Quindi ricalcorarla a partire dalla volontà, far sì che la verità sia uno strumento dell'affermazione della volontà. Dunque distruggere la verità subordinandola alla volontà, che è esattamente la cosa di cui parliamo oggi, quando ci accorgiamo che... Vengono create artificialmente delle cosiddette verità che sono funzionali all'affermarsi di una volontà capricciosa e di una capricciosa individuale. Cos'è la decadenza del vero di cui si parla no? come tratto caratteristico del contemporaneo? Se non la creazione di verità subordinata alla verità ha una volontà che è puro capriccio, eh? puro capriccio, questa è proprio la, la, la libertà di cui stiamo parlando, che diventa l'essenza del soggetto moderno, non è sottomissione alla legge razionale, è veramente puro capriccio, puro capriccio nel senso che è rivendicazione del puro volere in quanto volere, nel quale, nel quale si, 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 ci si identifica come, come soggetti di puro godimento all'interno di questo puro volere. Allora, e concludo, rispetto a questo, capite? L'insetto di Kafka non appartiene a questa storia. Kafka. Eh... Che spesso viene ricondotto no? a, a, a questo genere di antropologia, a questo genere di, di, di sensibilità, viene visto in continuità con queste figure no? che io ho citato: l'uomo del sottosuolo di Dostoevsky, l'anarca di Stirner, oppure, oppure Bartleby lo scrivano. Si, si vede una continuità di fondo no? tra queste figure come figure del moderno e di una nuova sensibilità. In realtà io credo che Kafka che ha denunciati i falsi movimenti, con l'insetto sta pensando un'altra cosa, cioè sta pensando un altro tipo di soggetto che è irriducibile a questi eroi del possibile. A cosa sta pensando Kafka quando. Eh, faccio una piccola nota molto interessante. Se sfogliate, molto interessante, ripeto, rispetto a quella che è la mia ipotesi, non pretendo che lo sia assolutamente. Eh, se aprite e leggete L'Uomo del Sottosuolo di Dostoevsky a un certo punto eh, l'uomo del sottosuolo per dichiarare la sua assoluta singolarità e irriducibilità a ogni genere, ripete almeno tre volte nel corso del racconto. Io non sono riuscito nemmeno a diventare un insetto. Cioè, e questa cosa è beh, ovviamente precedente alla metamorfosi di Kafka del 15, siamo nel 1864, ma è curioso no? che, che venga posta l'immagine dell'insetto come, come qualcosa che se l'uomo del sottosuolo fosse diventato un insetto, beh, allora non sarebbe più stato quell'essere libero no? che, vorrebbe, che vorrebbe essere. E, torno alla questione dell'insetto e concludo, no? In quell'immagine dell'insetto, del soggetto come insetto, di quella che il mio amico Federico Leoni chiama la metafisica degli insetti, anche se la sviluppa in tutt'altra direzione, insomma non voglio certo arruolarlo in questa, in questa interpretazione, in quell'immagine dell'insetto che cos'è che emerge potente? Un'altra figura, se volete, della potenza. Se per l'eroe del possibile, per l'uomo del sottosuolo, L'essenza del soggetto è la libertà, cioè il potere di e il potere di non, no? la scelta, la pura volontà. Beh, l'insetto, leggiamoci la metamorfosi: cosa scopre Gregor Samsa diventando un insetto? Che deve deporre la propria libertà. Non può essere quel lavoratore che voleva essere, non può andare in ufficio, no? Deve deporre completamente la propria presunta libertà e assumere un destino. Assumere sulle sue spalle un non poter non, l'insetto è la massima espressione di qualcosa che non può non essere ciò che è, di qualcosa che si risolve nella dimensione della pura operatività. E quindi in quell'immagine del, del soggetto insetto è, emerge potente quest'idea di un soggetto che si consacra a un destino. Ora, uno potrà dire, ma non è certamente molto, eh, molto lieta questa ipotesi del destino, del fato, no? come, come nuovo orizzonte dell'agire. Però la questione, dice Kafka, e lo dice in quel racconto che, in quel racconto che si intitola Rapporto all'Accademia, dove, dove una ex scimmia parla agli scienziati spiegando come come si è evoluta da scimmia a, a quasi a uomo, eh, la questione, dice, dice, dice Kafka, non è tanto il fatto che non ci sia scampo, perché è evidente che non c'è scampo. E quindi se non c'è scampo eh, la, l, non possiamo illuderci no, di poter uscire da questa dimensione. Il fatto fondamentale, dice, è provare a trovare, in questa situazione non c'è scampo, siamo insetti, una via di fuga, restando quegli insetti che siamo. Questa è tutta la virtù politica di cui noi abbiamo bisogno. Non negare in nome della libertà l'evidenza, ma assumere l'evidenza e una volta che l'abbiamo assunta, e abbiamo assunto il fatto che abbiamo un destino, perché siamo insetti, siamo popolazione, non popolo, ci piacerebbe essere popolo, ma siamo popolazione come le api, e una volta assunta questa evidenza... Cercare una, via di fuga. cercare una via di fuga, questa è la virtù politica, cioè navigare nelle acque agitate e cercare di portare la nostra, la nostra nave in un porto il più possibile momentaneamente sicuro. Cercare una via di fuga nella consapevolezza che non c'è scampo. Grazie. Vi ricordiamo che l'autore vi attende presso la nostra libreria in sala box e vi ricordiamo di indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza nell'uscire ordinatamente dalla sala per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e sanificazione. Grazie e arrivederci.